Fratelli e sorelle, sono appena passati i cosiddetti giorni della profonda e seria riflessione cristiana, cioè la festa di tutti i santi e la commemorazione di tutti i defunti. E le riflessioni che ci siamo fatti ci hanno ricordato che la nostra vita, la vita cristiana, ha una grande dignità. Noi siamo chiamati alla santità, cioè siamo chiamati alla vita eterna con il nostro Signore. La nostra vita può essere davvero degna e deve essere vissuta, e per essere degna deve essere vissuta con tanta serietà, con tanto coraggio e responsabilità. Non c'è tempo né spazio per viverla con una certa superficialità. E il Vangelo di questa mattina che appena abbiamo ascoltato ne è una conferma, ma anche un invito. Ci vuole ricordare che vivere da cristiani non è fare una passeggiatina con il Signore. La parola è chiara ed esigente. Si tratta di saper amare, saper rinunciare, saper costruire e lottare. Si esige un certo distacco, radicalità e soprattutto il realismo. E cioè Gesù ci chiede di acquistare la prospettiva giusta, e cioè la prospettiva del regno. Tutto va vissuto e va visto dalla prospettiva proprio di questo regno al quale noi siamo incamminati e al quale noi siamo chiamati. E penso che possiamo far nostre le preghiere del Salmo 90 quando chiediamo: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, così giungeremo alla sapienza del cuore. Perché solo quella sapienza, che è sempre un dono di Dio, potrà aiutarci ad acquistare, acquisire e soprattutto guardare la realtà dalla prospettiva della sapienza che il Signore ci dà. Gesù pronuncia le massime che indirizza tutti. Chi non pospone gli affetti familiari, chi non porta la sua croce dietro di me e chi non rinuncia a tutti i suoi averi, ai suoi beni, non può essere il mio discepolo. Gesù vuole che tutto, che la vita dell'uomo, vada vista e vissuta dalla prospettiva della persona, della vita piena in Cristo.